Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente sul mio canale. Io sono Diego e sono qui oggi per portarvi uno dei due video di cui vi parlavo la scorsa volta, ovvero quei video in collaborazione con Wondershare. Per chi non la conoscesse, come anche l'altra volta vi dicevo, Wondershare è un'azienda che possiede diversi programmi ad uso principalmente lavorativo, quindi di business, ma anche a livello scolastico, risultano essere molto molto comodi e poi andremo a vedere bene perché. Tra i più famosi sul mercato, uno di questi è proprio quello che oggi presento, che si chiama PDF Element. Anche questo probabilmente l'avrete già sentito magari da altri youtuber che trattano più o meno i miei argomenti, ed è un programma che, come dice il nome, serve per la gestione dei file PDF. La cosa bella di questo software, ragazzi, è che a differenza di software simili sul mercato, come ad esempio Adobe Reader, ha veramente molte molte più funzionalità e funzionalità che io ritengo veramente fondamentali, funzionalità che ad oggi io sto sfruttando tantissimo, anche perché a causa, diciamo, università e Covid mi trovo spessissimo a studiare su slide, PDF o comunque immagini, e quindi la possibilità di modificarle e gestirle con questo software devo dire che mi ha semplificato un pochino gli studi, e più tardi vi spiegherò bene come e perché. Detto ciò ragazzi, io spero che questo video vi possa piacere, quindi iniziamo subito con il video. Prima di tutto ragazzi vi mostro il sito web lo lascio qua sotto in descrizione. Inoltre tramite la società, tramite la collaborazione sono riuscito a farmi dare 10 euro di sconto per voi iscritti, infatti nel caso vi piacesse il programma e voi voleste comprarlo, tramite il link qua sotto in descrizione potrei avere 10 euro di sconto, che comunque ritengo sia una cosa molto molto comoda, anche perché nel totale il programma non costa molto e quindi 10 euro in più, cioè 10 euro offerti, potrebbero essere una motivazione in più per acquistarlo. Una volta entrati nel sito, ragazzi, avremo la possibilità di scaricare la versione di prova gratuita del software. Questa ritengo molto utile se siete insicuri sull'acquisto. Questo vi permetterà di provare per un tot di giorni le funzioni a pagamento in modo gratuito. Quindi, se avete qualche domanda o comunque curiosità sull'utilizzo, potete scaricarlo e provare direttamente voi l'esperienza di utilizzo. Comunque, scendendo, come vedete, a parte qua un'introduzione sul software, avete la possibilità, andando su tour del prodotto, di vedere più o meno quali sono le funzionalità che poi dopo vi andrò a mostrare. Infatti, scendendo avremo la possibilità naturalmente di creare e modificare un PDF, queste diciamo sono le cose basilari che il programma mette a disposizione, ma avremo anche la possibilità di convertire un qualsiasi tipo di file contenente del testo, quindi sia un'immagine che un documento Word, per farvi un esempio, o un file di testo in un PDF. Questo anche a viceversa, quindi potremo fare una conversione da PDF o in PDF senza problemi. Avremo la possibilità poi qua, avremo naturalmente delle funzionalità base e delle funzionalità in più che questo programma mette a disposizione, tra cui, come vi dicevo, la possibilità di commentare un PDF, di revisionarlo e di aggiungere una firma. Queste sono le funzioni che ritengo molto particolari e che solitamente non sono presenti nei programmi gratuiti o comunque negli altri programmi in circolazione. La possibilità di mettere una firma digitale e poi di autenticarla ritengo sia una delle cose più interessanti, soprattutto per chi ci lavora molto spesso con il computer, anche perché a causa Covid, come saprete, i contratti è difficile che vengano firmati in sede, ma ormai diciamo si va molto di più per lo smart working, quindi la possibilità di interagire con la firma direttamente da questo software vi permette di semplificarvi la vita. A parte questo, avremo la possibilità di modificare i moduli e le sezioni dei nostri PDF, anche questa è una funzionalità che io prima non conoscevo, che ritengo molto interessante, e poi in generale la possibilità di proteggere i nostri file con password e permessi. Poi naturalmente questi sono solamente degli accenni, vedete ce ne sono molto molte altre, tra cui l'OCR, che è veramente penso la funzione più interessante che c'è e che più tardi andremo a vedere. Comunque, una volta dopo aver scaricato il programma o la versione di prova gratuita, basterà averlo per poter andare a vedere tutte le funzionalità e utilizzarlo senza problemi. Andando quindi nell'applicazione, basterà beh, naturalmente cercarla dopo averla scaricata. Io ce l'avevo già presente sul mio computer che sta qui, eccola qua. Come vedete, io ragazzi, in questo caso ho una versione premium, questo perché la società me l'ha offerta per farvi vedere tutte quante le funzioni presenti all'interno del programma, ma ritengo ragazzi sinceramente che anche la versione gratis sia utilizzabile senza problemi. È una versione che ha la maggior parte delle funzioni, naturalmente non ha quella più diciamo ottimali per il business, ma ritengo che un ragazzo tutto della mia età possa sfruttarla senza problemi, anche quella gratuita. Comunque il funzionamento qual è? Prendiamo per esempio un PDF, io qua ho proprio dei PDF a livello, cioè di utilizzo universitario, che sono quelli ad esempio del mio professore di geometria, e quindi ve lo carico subito per chi sapesse sta facendo ingegneria informatica, quindi
quindi diciamo che più o meno l'ambiente è quello. Vedo, ho caricato questo qua con un PDF che lui ci carica con le slide delle lezioni. Questa qua è la seconda lezione che è sugli insiemi e non ci soffermiamo tanto sul contenuto, ma come vedete questo qua è un file che è nato per essere un PDF. Questo cosa significa? Che è un file che dal programma viene letto immediatamente senza alcun problema e senza bisogno di riconoscimento. Infatti se, come potete vedere da qua, dalla sezione strumenti, posso già andare a modificare in automatico. Era un file PDF, l'ho preso direttamente dal sito del professore, l'ho caricato. Andando su testo, come vedete, mi permette l'applicazione di modificare il testo senza problemi e senza perdere il font in nessun modo. Inoltre, naturalmente, qua in alto ci darà la possibilità di modificare il testo in font diversi, scusate la ripetizione, e naturalmente con tutte le modifiche del caso. Vi permette, come potete vedere, di modificare a 360 gradi un PDF. Non so quanti di voi adesso già ci lavorano, ma vi posso garantire che io, soprattutto in questo periodo nel quale le lezioni in presenza riesco a farle veramente poco, sto utilizzando questa applicazione moltissimo a livello personale, anche perché ormai all'università mi sono reso conto che è più uno scambio di appunti, uno scambio di slide, di PDF, che alla fine uno studio sul libro, quindi penso che questa applicazione mi servirà non solo adesso, ma proprio in futuro, anche per studiare e per preparare gli esami. Comunque, a parte questo, come potete vedere, nella sinistra abbiamo la barra di strumenti e abbiamo la possibilità di inserire immagini all'interno del nostro PDF. Le immagini potremo caricarle dal computer o comunque andarle a cercare, scaricarle, inserirle senza problemi. Inoltre qua avremo le varie sezioni per la modifica delle immagini, quindi rotazione, ritaglio, eccetera, eccetera. L'aggiunta di link all'interno di un PDF, questa può essere una cosa comoda per rimandare o ad altri PDF oppure a dei siti durante una presentazione, può essere comodo. Con la sezione moduli si vanno ad aggiungere dei moduli all'interno delle pagine, quindi ad esempio una cosa che ho trovato simpatica, l'aggiunta di caselle di controllo. Quindi di checkbox, ad esempio, se dovete fare una to-do list per farvi un esempio, o comunque la possibilità di aggiungere veramente tante cose che non pensavo si potessero aggiungere all'interno di un file PDF, quindi una personalizzazione totale. E poi abbiamo altri strumenti, tra il quale quello che preferisco di più, che sarebbe l'OCR. Non so se sapete di cosa si tratta. L'OCR consiste nella possibilità di scannerizzare un file per il riconoscimento di testo. La cosa diversa che ha questo programma rispetto ad altri già presenti sul mercato è questa, ora ve lo spiego. Come vedete, in questo caso l'OCR non ci è servito perché, essendo un file nato come PDF, il programma lo riconosce in automatico e vi permette la modifica del testo senza prima doverlo riconoscere, perché è un file che è nato in questo modo, ovvero un file che è stato scritto per essere un PDF. Adesso, se usciamo dal programma e carichiamo un altro file, in questo caso io ho fatto uno screenshot, come potete vedere, quindi un'immagine. Faccio vedere che è un'immagine dalle informazioni. Allora, un attimo solo che devo ancora, ragazzi, imparare bene a utilizzare macOS. Comunque non l'ho sostituito, tranquilli, farò anche video su Windows, anzi, probabilmente la maggior parte sarà su quella piattaforma. Come vedete, questo qua, ragazzi, è un'immagine PNG, quindi un'immagine senza un testo riconoscibile. Carichiamola all'interno del programma, viene aperto senza problemi. Questa è l'immagine. È una sola, è uno screenshot delle altre slide. Come vedete, se io vado su testo non mi permette di riconoscerlo perché effettivamente qua non c'è del testo, è semplicemente una foto. Se andiamo su strumenti, riconoscimento testo OCR, ci permetterà di selezionare una lingua tra le tantissime disponibili, in questo caso l'avrei definita sarà italiano. Dovremo selezionare le pagine, in questo caso tutte quante, anche se una sola, e poi mettiamo testo editabile. Questo vi permetterà poi che il testo, diciamo, vi permetterà di modificare il testo che verrà riconosciuto. Andiamo su Esegui OCR, che vedete ci metterà veramente pochissimo, e non è un discorso di una pagina, ci mette poco anche con decine e decine di pagine. L'avevo fatto addirittura con tutto quanto, con tutte quante le slide degli appunti. Andando su Apri, come vedete, ci riformulerà l'intera immagine in PDF. Questo ci permette di fare una scansione del testo. Andiamo quindi su testo, ci permetterà di modificare qualsiasi cosa. Lo screen che avete fatto era ro già rovinato, come vedete, quindi ci sta che qualche cosa non viene correttamente presa, ma come vedete la parte sopra, che era più precisa, viene completamente riconosciuta e ci permette di modificarla senza problemi. Questa è una cosa molto simpatica, soprattutto per gli appunti. Tantissimi appunti che i miei professori caricano hanno degli errori di scrittura perché in causa Covid devono registrare le lezioni e caricare online sia lezioni che slide. Quindi fanno tutto di fretta e molte volte, soprattutto nell'interno delle formule matematiche, ci sono degli errori e se non segui, copia e incolli magari sul quaderno gli appunti come quelli all'interno delle slide e sbagli,
poi studi qualcosa di completamente sbagliato. Modificando quindi le slide, se sei un attimo attento, poi ti permette di avere un risultato pulito. Questa è una cosa che probabilmente utilizzerò moltissimo. Comunque, gli strumenti all'interno del programma sono veramente tantissimi, dalla conversione di un file Word, un file di testo, un file immagine, un PDF e viceversa, alla poi numerazione delle pagine, la modifica delle pagine di ogni tipo. Nella parte destra invece abbiamo altre sezioni, quindi ad esempio i commenti all'interno delle pagine. Possono essere carini per ricordarsi qualcosa durante una presentazione o comunque quando si passa al file un'altra persona per essere più specifici senza intaccare il PDF. La possibilità di gestire le pagine, quindi eliminarle, spostarle, ruotarle, come vedete, poi ci sono altre varie funzioni, addirittura aggiungerle, nel caso se avessi un PDF di 20 pagine, c'è la possibilità di modificare e aggiungere pagine all'interno del PDF senza problemi. E poi abbiamo la possibilità di ricercare delle pagine per elementi, anche per testo riconosciuto, questa è una cosa molto molto importante, soprattutto per esempio per questo caso qua, ragazzi, che io, come vedete, ho sul desktop per l'università di geometria, ho un libro di 700 pagine, quindi magari per trovare una pagina posso scorrere direttamente per testo. Questa è una cosa che ritengo sia veramente molto molto utile. Comunque, ragazzi, più o meno vi ho detto tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Sono tornato e perdonatemi se come i primi due video sono due video in collaborazione, però ritengo che siano dei programmi che sono utili. Quindi non è semplicemente un video in collaborazione, spero che ne possiate fare tesoro di questo video. A breve porterò tanti altri video, spero di essere costante. Aspetto dei commenti, soprattutto su qualcosa che magari volete di vecchio che non funziona o semplicemente qualcosa di nuovo che volete che io porti sul canale. Sono contento di essere tornato, spero anche voi. E niente, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, buona serata.